Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, educazione, andremo a scoprire qualcosa in più del mondo della toelettatura ed infine conosceremo un'amica a quattro zampe che cerca famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute, sempre in compagnia del dottor Alberto Brandi. Oggi per parlare di tartarughe, innanzitutto esiste una normativa per quanto riguarda questo animale? Beh certo, non è che se troviamo una tartaruga per strada possiamo tenere la tartaruga. Le tartarughe che abbiamo in questo momento sono tartarughe che provengono da un allevamento che ha denunciato questi animali e quindi da loro i loro figli successivamente saranno denunciati e quindi potranno essere anche venduti. Ecco, innanzitutto qui si parla di tartarughe da terra, esistono ovviamente sia quelle da terra che quelle d'acqua. Ci sono sia le tartarughe terrestri come queste, sia le tartarughe acquatiche, che diciamo in quel caso lì la normativa è leggermente diversa. Quali cure richiede una tartaruga? Allora, una tartaruga non ha, diciamo, bisogna vedere come intendiamo tenerla, se la teniamo in giardino oppure la teniamo in casa. In casa ha bisogno di un terrario che diciamo, è costituita da una teca fatta in vetro, in plexiglass, con di solito un substrato o di terra o di un materiale che non crei problemi alla tartaruga, e con delle zone diciamo riscaldate e zone invece anche all'ombra dove la tartaruga può andare a scaldarsi, perché ricordiamo che sono degli animali che non hanno una temperatura loro, ma devono sfruttare quella del sole ed una fonte di calore, e questo quindi è molto importante. Queste tartarughe qua sono tutte tartarughe erbivore, per cui hanno bisogno di un'alimentazione puramente vegetale, quindi erba, quindi verdure, frutta, eccetera. Esistono anche poi in commercio anche dei mangimi, dei pellet apposta, però se uno può procurarsi diciamo le verdure è la cosa migliore. In giardino chiaramente loro vivranno
in maniera del tutto autonoma, anche se è bene alimentarle sempre, perché con l'erba soltanto del giardino non soddisfacerebbero le loro esigenze nutrizionali. E è importante poi chiaramente anche in giardino proteggerle dai vari predatori, che possono essere sia il cane, sia quando vanno in letargo anche i roditori. Quello è importante. Allora, sì, qui abbiamo tartarughe di anni diversi. Per esempio questa è una piccolina che è nata ad agosto, e chiaramente questa tartaruga ha bisogno di non andare in letargo, perché per i primi 2 anni è bene tenerla in una teca in casa, in modo tale da farla mangiare e farla sviluppare fino a che avrà, poi supererà insomma l'inverno. Tutte le altre invece ora andranno in letargo. La tartaruga, come si sa, insomma, vive tantissimi anni. Quanti sì. anni può vivere? Ma una tartaruga di queste specie qua può vivere anche 100 anni. Non ci sono, poi ci sono delle tartarughe che vivono anche di più, soprattutto quelle africane vivono molto di più. Richiede comunque delle attenzioni particolari questo tipo di animale, al di là ovviamente di uno spazio in caso dovessimo tenerlo in casa. Beh, sicuramente, come ho detto prima, ha bisogno di un terrario, ha bisogno poi di essere anche curata, perché anche le malattie, le tartarughe hanno le malattie come qualsiasi altro animale. Chiaramente l'occhio esperto, diciamo, la tartaruga appena sta male, uno dei primi segni è che smette di mangiare, perché e quindi si disidrata e avrà bisogno poi di cure, diciamo, delle cure necessarie che il veterinario vi potrà consigliare. Però insomma è adatta più o meno a tutte le tipologie? La tartaruga è adatta a tutti, si ritorna lì, chiaramente non ha una, è più un animale estetico che affettivo, nel senso che non è che hanno, che riconoscono o manifestano affetto, quindi è soprattutto sono bellissimi animali, animali che ci ricordano appunto gli animali preistorici, e quindi per questo spesso sono apprezzate. Ecco, questi sono tutti animali denunciati, come abbiamo detto. Certo. Nel caso dovessimo trovare delle tartarughe in un bosco, comunque un'area verde, vanno lasciate lì. Certo, vanno lasciate lì, non possiamo prenderle, è vietato, ci sono delle multe. E se ferite bisogna rivolgersi agli organi competenti. Bentornati allo spazio dedicato all'educazione degli amici a quattro zampe. Siamo come sempre in compagnia di Simone Grotti, oggi per parlare di cattivo apprendimento. Ecco, in che modo avviene? Allora, di cattivo, per cattivo apprendimento si definisce tutti quei comportamenti che il cane apprende per un'errata comunicazione da parte nostra. Quali sono i principali e anche insomma cosa fare per combatterli? Ah, bisogna imparare a comunicare in un modo migliore con il cane. Per esempio Musa, lei aveva trovato una famiglia, poi per dei cattivi apprendimenti dovuti anche a degli stati fisici è stata riportata indietro. Lei aveva ed ha dei problemi dalle zampe da approfondire che gli causavano dolore, e all'età di 5-6 mesi, che è quel periodo critico in cui si capisce qual è la nostra posizione all'interno del branco, ha iniziato a dare delle boccate, cioè dava un morso, però non era un morso che stringeva, che tirava, una boccata e lasciava ai padroni. Perché? Perché c'era un difetto di comunicazione, ovvero non era stato insegnato al cane come gestire quella situazione, quel fastidio dovuto al ritorno della passeggiata. Infatti il cane lo faceva quando tornava a passeggiata e dovevano andare a slacciare il guinzaglio, oppure non era stata gestita la possessività, quindi sul cibo, quindi non c'era una gestione della risorsa alimentare. In che modo quindi si impara a comunicare con il cane e il cane impara a comunicare con noi? Allora, impariamo a comunicare col cane nel momento in cui andiamo da qualcuno che ce lo possa insegnare. Lei adesso mi sta mandando dei segnali, capito? Dei segnali dovuti al fatto che io ho il cibo in mano, sa che lei non lo può prendere, non lo deve pretendere, e allora mi manda una serie di segnali in cui
o va in attesa, oppure mi distoglie la testa e dice ok, tanto è il tuo, quindi non lo posso prendere. E questa è prendere una gestione del cibo come risorsa, capito? Però come sto imparando a comunicare? Gli sto dicendo che questa cosa è mia, se tu la vuoi devi darmi un comportamento. E nel caso avvenga una pretesa da parte del cane, devo interagire in un certo modo. Dei cattivi comportamenti che ovviamente andrebbero limitati nei primi mesi o comunque nel momento in cui prendiamo un cane. Sì, queste cose qui se impostate nel momento in cui il cane fa il suo ingresso in casa è molto meglio. All'età di 2 mesi, tra i 2 e i 6 mesi, se quello che fissi in quel periodo lì te lo porti dietro tutta la vita. Per cattivo apprendimento non è che c'è una regola, capito? Se io so che un mio cane è pericoloso nei confronti delle persone o nei confronti di altri cani, io non lo porterò in area cani in mezzo ad altri cani, oppure se devo andare in posti con tante persone metterò la museruola, capito? Questo si intende. Poi qual è il cattivo apprendimento? Lo sceglie, cioè lo sa il padrone, lo sa la persona, capito? Però è variabile. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Enci Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, la ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575-658484, per le urgenze 335-60-25-371. Bentornati allo spazio dedicato alla toelettatura, oggi non per parlare di cani ma parlare di gatti. Ecco, cosa è il bolo dei peli dei gatti? Allora, il bolo dei gatti è la conseguenza del suo continuo leccare il corpo per pulirsi. Letteralmente si chiama grooming. Il gatto passa addirittura il 90% del tempo nel quale rimane sveglio, durante il giorno, durante la notte, a leccarsi questa immensa pelliccia. E in questo modo, che cosa? È facile capire che tutto quel pelo lì, lui non riesce a sputarlo, perché non ha questa possibilità, ma lo ingoia. Ovviamente i succhi gastrici cercano di disgregare tutto questo, essendo un materiale organico, e per vie naturali può fuoriuscire. Però possono anche esserci delle conseguenze. Sì, perché non tutto viene espulso dall'organismo. E questo bolo di pelo, che noi possiamo vedere quando lo pettiniamo, questo qui si appallottola e rimane in parte all'interno dello stomaco o dell'intestino. E il gatto può avere delle conseguenze veramente gravi. E in alcuni casi si può scambiare questo problema per il suo miagolare per una colica.
In realtà può esserci addirittura una cosa molto più grave, una conseguenza più grave che il veterinario naturalmente riesce a individuare. Ma noi cerchiamo di prevenire questo. In che modo? Quando abbiamo gatti a pelo medio-lungo come questo qua, cerchiamo di ricavare lo spazio di 5 minuti al giorno, anche meno, per prendere degli attrezzi che sono, diciamo, dedicati e non solamente la spazzolina e fare così e dire «Oh, sono riuscito a spazzolare il gatto oggi», ma cerchiamo magari di prendere questo dopo un'opportuna istruzione che possiamo noi della toilettatura Marchionna dare gratuitamente e senza impegni, far capire ai proprietari come si prende il gatto e come si può togliere una parte di questo pelo. Ovviamente pensiamo che questo gatto è stato tolto da casa e è abbastanza spaventato e agitato, ma a fini della telecamera noi dobbiamo farlo questo lavoro. Ecco, è stato spazzolato ieri in maniera anche abbastanza approfondita e nonostante tutto riusciamo a trovare ancora questa montagna di pelo. La classica spazzolina non lo toglie il pelo, liscia soltanto in superficie. Ma è come noi andassimo a restrellare un prato, non in profondità, ma soltanto sulla superficie dell'erba, ma sotto ci sono corpi estranei come sassi o roba del genere. Se non lo spazzoliamo tutti i giorni, addirittura poi mi può fare dei nodi. E l'unica soluzione, purtroppo, è di tosarlo, perché non possiamo andare con la forbice a tagliare i singoli nodi, se no facciamo un gatto effetto gruviera. Dobbiamo dargli una certa omogeneità. E anche il pelo del gatto ha una muta. Il pelo del gatto è, come quello del cane, è in continua maturazione, cioè un ciclo vitale che è abbastanza breve, ma soprattutto a primavera e all'inizio dell'autunno il gatto comincia a produrre una quantità incredibile di pelo per adattarsi al cambiamento di stagione. Ed è lì che dobbiamo intervenire e andare a controllare, specialmente in queste zone, qui dietro le orecchie, dove ci sono questi ammassi di pelo e vanno tolti. Ovviamente uno specialista riesce a maneggiare qualsiasi gatto, anche se è anziano o ammalato. Il proprietario invece deve avere questa accortezza, questo accorgimento, fin da quando è piccolino, che lo prende qui, non so, quei 60 giorni di età, e far sì che questa operazione per il gatto stesso sia una cosa anche piacevole. È un massaggio che in realtà lui interpreta così, ma noi sappiamo benissimo che serve per togliere tutto il pelo in eccesso. Ecco, se un gatto invece non si fa spazzolare dal proprietario, cosa fare? Guardi, il problema è che un gatto è talmente snodato che te lo trovi girato in un attimo e ti può affondare i denti sulla mano, se no addirittura tirarti via la carne e lacerartela. Allora l'unico consiglio è quello di affidarsi a uno specialista che sa maneggiare i gatti anche più turbolenti. Questo è solo un pochino a disagio, ma le assicuro che ci sono dei gatti che sembrano delle iene. Ecco, ovviamente questa è un'operazione che porta un beneficio anche al gatto. Porta un beneficio al gatto perché la prima volta magari il gattino è spaventato, ma la seconda volta comincia a capire che questa è un'esperienza fatta e che non è per nulla, diciamo, dannosa o anche dolorosa. Ecco, ovviamente anche in questo caso è fondamentale la prevenzione. Assolutamente, la prevenzione mi può tirar via, tenere lontano da serie gravi pericoli di ingestione di questo pelo, di questi boli. Il gatto si lecca, però il grosso del pelo è già venuto via con gli strumenti e con la capacità di farlo. E è meglio appunto prevenire che non avere dei seri problemi. Soprattutto un gatto anziano è tendenzialmente pigro e in più non ha la possibilità di muoversi come vorrebbe. E essendo, diciamo, pigro,
gli viene meno la capacità anche di curarsi, di avere cura del proprio mantello. E in questa situazione noi dobbiamo intervenire a andare a pareggiare questo deficit. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni, come sempre al canile comunale gestito da Dempa. Oggi per conoscere Sam. Chi è Sam? Sam è un meticcio taglia media, pelo lungo, di 2 anni. È giovanissimo, è stato trovato un anno fa in località Quarata, vicino ad un'azienda agricola. Vagava, si è avvicinato a questa azienda per trovare cibo. I proprietari dell'azienda l'hanno tenuto qualche giorno sperando che qualcuno si facesse vivo, hanno fatto annunci e appelli nei vari social. Nessuno si è fatto vivo, hanno chiamato noi, Sam non aveva microchip e quindi è entrato al canile. È un cane su cui noi puntiamo molto perché è un'esplosione di vita. È un cane che ama correre, stare all'aria aperta, infatti è adatto a persone che hanno tempo da dedicare a lui per lunghe passeggiate anche in zone boschive, perché lui gli piace tantissimo annusare e seguire le tracce. È giovanissimo, quindi è un cane che può fare un percorso lungo insieme ad una famiglia. È l'unica cosa che ha bisogno veramente del suo tempo per sfogarsi. Però è adatto a tutte le persone, con gli altri animali va d'accordo? Persone, sì, va d'accordo con gli altri animali, va benissimo al guinzaglio perché i nostri operatori tutte le settimane, essendo un cane proprio adatto ad un'adozione, pronto per essere adottato, tutte le settimane li portano fuori in passeggiata e lui va benissimo al guinzaglio, infatti anche ora è tranquillissimo. Non dai gatti, come possiamo vedere, e quindi anche in un contesto di persone che hanno anche altri animali tipo gatti, lui è un cane che può tranquillamente vivere. Ha bisogno di sfogarsi in lunghe passeggiate. Quello può stare anche in un appartamento con i suoi tempi. Con persone che hanno tempo e voglia anche di vivere il cane all'aria aperta. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento va alla prossima puntata. Cronache Bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a 4 o 2 zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a 4 zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarlo ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Toilettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toilettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a 4 zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toilettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toilettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toilettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo.